Sí, bueno, con el servicio de Francisco Castelnuovo de Londra, pero con Alex de la Iglesia, el director, el regista, que habemos, parlo italiano, se no non ce la cambiamo più. Ecco, è finita, diciamo, la rassegna di anteprime e di anticipazione, di film, sì, che verranno. Anteprime e anticipazioni, tutte nel segno della paura. Sì. E quindi questo grande successo dei film horror che comunque piace tantissimo e va molto bene. Certo, e visto che, come diceva la collega Alessia Ventura, c'è insomma grande attenzione per l'horror, mi casca a pisello, come diceva Diego Battantuono, il Gio D'Amato Horror Festival di Pietrasanta. E lì noi abbiamo mandato il nostro Federico Chiarini a satanate de sangue, diciamo. Eh sì, a cercare anche di capire cosa c'è dietro questo successo. Quindi guardiamoci il nostro servizio Horror Mania. Vai Fred. Vai Fede, vai. Nel 2006 sono usciti al cinema ben 16 horror puri e quasi tutti hanno avuto un ottimo successo di pubblico. Perché? Perché? Agli spettatori del Gio D'Amato Horror Festival la risposta. Se il cinema è emozione, la paura è sicuramente una delle emozioni più forti. E io credo che il successo dell'horror sia dovuto molto al fatto che se l'horror funziona ti spaventa e quindi è a ganzo. Se l'horror non funziona ti diverte e quindi ridi. Quindi caschi quasi sempre bene. Andava allora, va adesso, è rimasto, devo dire, è rimasto. È morto il western, è morto lo 007 fatto da noi. Come dire, la paura piace. È divertente, ci porti la tua ragazza o quella che vorresti che almeno per una sera fosse la tua ragazza. Più che altro si fanno parecchi remake adesso e non è che abbia un gran senso secondo me, se non quello di fare soldi comunque. Secondo me questa cosa del remake da un certo punto di vista è un rimpolpettare una mancanza di idee. In ogni caso è una cosa che ti dà una scarica d'adrenalina. Forse perché si rivolge principalmente, anche se non unicamente, ai giovani. Che altro io loro lo vedo come una metafora, non lo vedo come una cosa fine a se stessa. Cioè, ci sono dei registi tipo Romero anche che hanno fatto dei grandi scorsi, diciamo, dietro ai loro film. Però poi secondo me è anche una questione molto spesso interna al mercato. Cioè di flussi e riflussi, a volte va all'horror, a volte va alla commedia. Il clima di paura che stiamo vivendo ha a che fare con l'horror? No, ha a che fare con la realtà che è molto peggio. Dall'11 settembre i film horror sono diventati più popolari che mai. E forse perché oggi nel mondo c'è più paura che mai. Quindi il mercato americano si è aperto all'horror e ovviamente quando nel cinema si apre il mercato americano si apre a tutto il mondo. Gli horror sono uno sfogo per questo genere di paure. Sono d'accordo, anche perché se si pensa un po' agli anni passati, ai decenni trascorsi, diciamo che l'horror si è imposto dopo il Vietnam. Prima forse hanno colpito molto più le torture ai prigionieri di guerra e magari da qui vengono i vari hostel o i vari show con torture varie. Il nostro tentativo è quello di sdrammatizzare, è quello di dare veramente la giusta dimensione ai film e alle pellicole e credo che alla fine anche, come dire, Tarantino ora con questa nuova politica Grindhouse abbia riscoperto anche il piede di una visione imperfetta. Noi abbiamo avuto delle pellicole che hanno pigliato fuoco e ci hanno dato grosse soddisfazioni, insomma. Tanti saluti a Nicola e Alessia, che piacere quando sono qui. Evviva il cinema!